Allora, polietilene e legno, facciamolo fuori una volta per tutte. Ho detto tante volte che nella cucina professionale il legno è vietato, bisogna usare il polietilene, quindi lì non c'è da discutere, punto. Se lavorate in un ristorante, in una mensa, in una trattoria e così via, non stiamo manco a parlarne. Polietilene, fine. Tutto l'altro, tutto il resto, cioè la sala, a casa, tra gli amici, in taverna, eccetera, eccetera. Possiamo usare il legno? Per legge sì. Adesso invece preoccupiamoci del fatto che abbia senso, sì o no. Cifra, hai sempre detto meglio il polietilene. È vero che ho sempre detto meglio il polietilene, ma perché? Perché io parlo a 20.000 persone che mi stanno in questo momento guardando, non tutti assieme, non sono così famoso, però 20.000 sono in questo momento circa gli iscritti al mio canale, senza contare gli altri profili. Cioè io non vi conosco uno a uno, o meglio, un centinaio di voi in realtà vi conosco personalmente, anche di più, però nel gran numero è come dire che non vi conosco uno a uno, quindi io non so che uso fate delle parole che io vi dico. In termini generali, meglio il polietilene. Perché? Perché statisticamente è meglio così, non perché Dio ha detto che è meglio così. Nella maggioranza dei casi, noi confrontiamo un tagliere di polietilene da 15 euro, 20 via, con un tagliere da 20 euro, 15 euro di legno. A volte il tagliere di legno costa anche solo 7-8 euro, a dire la verità, ma facciamo conto che ne costi anche 30. Su questo livello, il più delle volte è meglio il polietilene. Perché? Perché un tagliere di legno che costi 30 euro non può avere le caratteristiche igienico-sanitarie pari a quelle di un tagliere di polietilene della stessa cifra. Però dobbiamo cominciare già a dire delle cose. E cioè, intanto il polietilene ti toglie il filo ai coltelli. Non dico che te li rovini, però ti toglie il filo. Poi se te lo affili tu, tanto più spesso lo affili, tanto più sto filo si rovinerà e poi un giorno dovrai portare da un arrotino che gli dà una sgrossata di brutto e si mangia un millimetro di acciaio. Sappilo. Okay. Se il coltello costa 50 euro è un conto. E se il tagliere ne costava 500, cioè scusate, il coltello ne costava 500, è una roba un po' diversa. Ok. Poi ci sono le righe, barra fessure, come potete chiamarle. Cioè il tagliere di polietilene è sicuramente preferibile al tagliere di legno da nuovo, perché il tagliere di legno, se è economico, già da nuovo comincia a assorbire e comincia a fare ricettacoli batterici, il tagliere no. Poi però dopo un anno, quando il tagliere di polietilene è tutto fessurato, esattamente come il tagliere di legno, poi a quel punto sono uguali, non c'è più differenza. I ricettacoli batterici che c'ha il legno ce li ha pure il polietilene. Perché? Perché il polietilene di per sé non favorisce la crescita delle cariche batteriche, ma se ci sono le fessure e i batteri ci si immergono dentro, poi ovviamente sì. Quindi, in generale, continuo a dire che sui bassi livelli, bassi profili, meglio un tagliere di polietilene che uno di legno. A patto però che siano tenuti bene, perché se sono tenuti male, se sono tutti fessurati, poi è circa uguale, non peggio, È uguale o magari un pochino meno. E adesso? E che adesso però si può cambiare. E cioè, ma se io invece che spendere 30 euro ne spendessi 150 o addirittura 200 per avere un tagliere di legno, la situazione potrebbe cambiare. Certo che potrebbe cambiare, e di tanto. Perché? Perché se io comincio a comprare taglieri con le fibre messe in una certa direzione, i coltelli non si rovinano più, le fessure si creano nell'appoggio del coltello, ma si richiudono, cioè ci sono molte meno fessure di quanto non ce ne sarebbe su un tagliere economico. In più, che legno ho usato un legno più corretto in termini di durezza rispetto al lavoro che deve sopportare, perché un conto è che abbia preso un legno qualunque, magari economico, per darti un tagliere a 30 euro. E un conto è che io abbia scelto il legno giusto per fare il lavoro che deve fare il tagliere. Peccato che poi quel legno,
30 euro non ti bastano neppure per comprare materiale, e non soltanto poi per la lavorazione che ci devi mettere, eccetera. Dici, Fra, ma tu spenderesti 300 euro per un tagliere? Ascolta, ma se ne spendo 2500 per un coltello, cioè, è ovvio che poi spendo 300 euro per un tagliere. Li ho anche regalati, no? Due mie amiche tanti anni fa si sposarono, io a distanza di anni, ma dall'altra naturalmente, regalai un tagliere di legno. All'epoca si parlava di 250.000 lire, quindi sono oggetti importanti naturalmente, sono oggetti, che hanno, come dire, il loro fascino. È il regalo di Natale che fai a qualcuno o a una persona che si sposa o a un compleanno e così via. Certo, non è il tagliere che io compro così da battaglia tutti i giorni, poi però una volta che ce l'ho lo trasformo nel tagliere da battaglia, perché averlo e non usarlo per tenerlo in vetrina nuovo non c'ha nessun senso. Inoltre, se lo tieni bene, e qui ovviamente entriamo nell'ambito poi della manutenzione che dobbiamo fare ai taglieri, se lo tieni bene ti durerà tanto di più di un tagliere economico, anche se lo usi molto di più. Perché? Perché è stato fatto per lavorare così, quindi ci mancherebbe che si rovinasse subito. Allora, voi sapete che, boh, insomma, non so se tutti lo sapete, ma stiamo progettando e creando un tagliere con un artigiano falegname. E io, tra le specifiche che gli sto dando, ci sono anche le specifiche proprio di tolleranza all'usura. Quindi mi sto preoccupando anche del fatto che questo tagliere deve durare. Perché? Perché è un tagliere in cui stiamo mettendo tanta passione, tanto lavoro, tanto amore e naturalmente anche soldi. Quindi poi ci mancherebbe che ho comprato un tagliere a 300 euro o a 200 o a 250 e l'anno dopo io lo debba cambiare. È ovvio che non deve essere così. Cioè, l'idea è quella di avere un tagliere che lo compri e non lo cambi più per tutta la vita. Dice, ma di legno si può fare un tagliere che non si cambia più per tutta la vita? Sì, e questo è bello. Quindi, non voglio smentirlo. Continuo a dire che tra due taglieri di legno e di polietilene, meglio il polietilene. Ma se sei disposto ad avere un oggetto di pregio, una mezza opera d'arte, fatto con tutti i crismi e così via, e ti impegni a tenerlo come deve essere tenuto, allora a sto punto meglio il tagliere di legno. Sì, però capite, abbiamo superato le 100 euro e questo è il punto. Questo per mettere chiarezza in quella diatriba tra legno e polietilene. A proposito, siccome dico sempre, non ti fidare di Frate Fra, prova. Se sapete un po' di inglese, di documenti americani, scientifici, quindi gente che fa le prove, che ci studia, eccetera, in cui si spiegano queste stesse cose che ho spiegato io, ce ne sono a bizzeffe, non ce ne sono purtroppo in italiano, ma in inglese le trovate. Trovate studi che vi dicono proprio che il legno è meglio o peggio del polietilene, ma in relazione a come il tagliere di polietilene viene tenuto, al fatto che sia vecchio o nuovo e a quanto costa il legno che è stato impiegato per fare quel tagliere. Perché se si va sui livelli alti, anche la comunità scientifica dice che il tagliere di legno non è affatto inferiore a quello di polietilene, anzi. Fatemi le ricerche e leggete. Ok? Va bene, con ciò, ciao a tutti quanti, al prossimo video.